È stato fra i primi 50 nella selezione del premio Strega. Poi voi sapete che si arriva alla dozzina e poi alla cinquina. Paolo, in questo numero di scrittori, in un mondo di scrittori, era fra questi finalisti, e questo anche a testimonianza del valore di tutti i suoi scritti. Il libro è un libro particolare, affascinante, parla di un ambasciatore, parla per storia ma anche per finzione, perché non tutto ovviamente è storia, parla di un ambasciatore, il primo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, quindi dopo l'unificazione questo ambasciatore George, chiamiamolo così perché poi ha due cognomi, diventa tutto quanto più difficile, viene in Italia, ma non è conosciuto in Italia se non per aver fatto 2 anni o non ricordo quanti, fra l'altro anche a Firenze, dove abiterà invece a lungo, è molto più conosciuto negli Stati Uniti. È un ambientalista ante litteram. Nel senso che le sue passioni, soprattutto per le foreste, lo ispirano in tutto il suo comportarsi, in tutti i suoi scritti e via dicendo. Forse Paolo, l'attuale presidente, non conosce neanche lui, George, evidentemente, no? C'è qualche discrasia fra due statunitensi, ecco. E quindi a noi e a Paolo sembrava interessante raccontarvi di questa storia e di questo personaggio. Ovviamente per quanto ci riguarda, noi delle 18.03 finiamo qua, adesso andiamo in ferie, quindi non disturberemo oltre, stiamo però lavorando per l'edizione autunnale, come voi già sapete. Posso anticiparvi, già comincerà con il 3 di ottobre e avremo con noi ad aprire la rassegna Ilaria Prati, ma insomma con molti di voi ne avevamo già parlato. Verosimilmente, ma poi bisogna essere un po' così cauti, perché il mondo è complesso e con tanti scrittori non si sa mai, fino a quando non li abbiamo qua. Sarà una versione, almeno per quanto riguarda la parte in sala, tutta al femminile, questo sì. Io mi fermo, vi ringrazio ancora una volta, anche perché per i suggerimenti che molti di voi ci mandano, io avrei finito. Grazie Emanuela, grazie Paolo. Benvenuti a questo incontro. Molte delle cose che avevo in mente, in qualche maniera me le ha un po' anticipate Paolo, ma adesso magari provo a mettere dei punti che invece avevo in mente prima. Allora, intanto siamo a un incontro che è appunto un fuori programma del libro del 1803 e che fa parte anche di un'altra rassegna che vi invito ad esplorare, che forse qui a Gorizia tra l'altro non si conosce tanto, che è in Punta di Toscana, organizzata dall'Associazione dei Toscani di Friuli Venezia Giulia. La cosa interessante di questa associazione è che è nata non da molti anni, però esplora un passato per noi lontanissimo, anche forse come percezione, in quanto pare che a Udine, fin dal XIII secolo del Medioevo, ci fosse una presenza toscana e i toscani andavano a lavorare sotto il patriarcato, in particolare con i dazi, se non sbaglio, magari dopo questo lo spieghi meglio tu. Quindi questa associazione ha un po' il compito di valorizzare la presenza dei toscani in Friuli Venezia Giulia, cioè quelli che sono qui da allora, e anche di intessere dei rapporti con i toscani in generale. È uno dei motivi per cui Paolo Ciampi è qui, nel senso che lui ha anche degli altri, una collaborazione che va al di là di questo incontro in particolare. Infatti, questa rassegna di cui vi parlavo, che è iniziata ieri e che terminerà domani, che si tiene domenica, sì, tra,
primo giugno, domani, sabato, giusto, ok, quindi 31 giugno. Cosa stavo dicendo? Ti ho interrotto. Infatti questa rassegna? No, che questa rassegna appunto ha molti appuntamenti, uno di questi appunto è questo con Paolo Ciampi, e porta quello che volevo dire è che torniamo un po' al presente e anche al futuro in qualche maniera, si vuole valorizzare la presenza degli scrittori toscani nel terzo millennio, quindi tra questi metterei anche te, che hai scritto moltissimo. Ha scritto moltissimo di libri che, per quello che io ho avuto modo così un po' di esplorare, molto spesso hanno a che vedere con il racconto di viaggio. Lui è anche un camminatore, ama raccogliere storie, incontrare persone, immagino, del passato e del presente, raccontarle in una determinata maniera che è tutta sua, cioè ha uno stile di racconto che potremmo vedere anche in questo libro. È chiaro che dopo la trama gira attorno a George Perkins Marsh con la sua storia, però è anche vero che qua non siamo in presenza di una biografia vera e propria, c'è cioè una biografia con i dati, cioè è un libro che ha un andamento temporale, perché effettivamente analizza la vita del personaggio dall'inizio, una progressione che va verso la fine della sua carriera, però è anche un libro pieno di salti, se vogliamo, dei salti anche molto emotivi, molto personali all'interno della vita di questo personaggio, e la vita di questo personaggio si unisce con la sua. Nel senso che lui da scrittore racconta, man mano che racconta, esprime un po', no? Il suo punto di vista, su quello che vede, e soprattutto la cosa forse che almeno mi ha colpito particolarmente, è che in realtà è come se il viaggio lo facesse lui attraverso i luoghi che Perkins Marsh esplora e attraverso le idee che esprime. E, tra l'altro è molto interessante, questo magari lo vedremo dopo, il suo particolare modo di esprimere le idee, nel senso che era un personaggio che aveva la possibilità di avventurarsi in campi diversissimi, scriverci dei libri, portare avanti progetti anche strampalati, perché era la situazione in cui poteva permetterselo, beato lui, ecco, insomma. Quindi un po' questo, io direi adesso vi passo il nostro autore che vi racconta un po' bene, ogni tanto magari lo interrompo magari per farvi qualche domanda, vediamo un po' come va insomma nella spontaneità, e alla fine chiaramente anche voi sono benvenute le vostre osservazioni, domande, curiosità, anche perché è una vita molto, molto interessante quella del personaggio che andiamo a scoprire. Grazie di questo invito, io ritengo sempre una cosa meravigliosa trovarsi insieme a conversare, non a presentare, ma a conversare di un libro. Ne abbiamo veramente bisogno, qualunque sia il libro, abbiamo bisogno di ritrovarsi in luoghi e situazioni di cultura, e questa mostra mi sembra particolarmente bella, mi piace il luogo dove ci si trova, mi piace il nome dell'associazione, tutto mi piace, quindi grazie davvero, grazie anche di quello che avete detto all'inizio, sia Paolo che Emanuela, per introdurre un pochino questo libro e soprattutto questo personaggio. Fermatemi se parlo troppo, io sono, come dire, tendenzialmente logorroico e comunque sono un grande divagatore, e non a caso in questo libro parlo soprattutto di un personaggio che ha divagato nella vita, ha fatto molte cose divagando, e probabilmente è riuscito a fare le cose che voleva davvero fare proprio perché ha divagato, invece di usare, come dire, una strada retta, dritta verso il punto, è andato in modo obliquo per tante cose nella vita, e alla fine ha fatto qualcosa di estremamente importante per tutti noi. Prima di parlare un pochino di George Perkins Marsh, anch'io volevo ringraziare l'Associazione dei Toscani del Friuli e invitarvi anche a vedere il programma, ormai stasera è tardi e comunque siete qui, ma per esempio domani ci sono almeno altre 7-8 presentazioni in vari luoghi di questa bellissima regione. È vero, c'è un legame straordinario e particolare, anche poco conosciuto, tra Toscana e Friuli, con tanti toscani che nei secoli hanno scelto questa regione, hanno lavorato, hanno lasciato cose straordinarie per quanto riguarda la cultura, e non solo la cultura, ma anche tanti friulani che in realtà, soprattutto nel Novecento, hanno scelto Firenze e la Toscana, lasciando straordinarie testimonianze di
di arte e di cultura. Tutta la, come dire, la scuola di geografi che soprattutto nei primi 30 anni del Novecento abbiamo avuto a Firenze era di persone che arrivavano dalla vostra regione. E il film, per esempio, abbiamo presentato ieri sera a Udine, ispirato a un mio libro, tratto dalla storia di un mio vecchio libro una dozzina di anni fa, gira tutto intorno, in gran parte diciamo, a personaggi che vengono da Udine e dintorni. Ma questa è già una divagazione della divagazione, quindi mi fermo qui, casomai a voi la curiosità, dopo. Allora, questo libro è un libro un po' difficile da catalogare, come quasi tutti i miei libri. Dicono scrivi libri di viaggio, ma forse sono a volte libri che affrontano più il tempo e le storie del viaggio, oppure scrivi biografie, e io dico no, ma non sono biografie in realtà, perché le biografie richiamano un lavoro molto serio, che è quello del biografo, dello studioso ben attrezzato che lavora bene sulle fonti, che restituisce anche un tipo di lavoro che si presenta in una certa maniera, no? Che magari è pieno di note, di riferimenti bibliografici. Io mi considero più una persona che racconta storie di vita e mi piace la parola racconta, forse più della parola scrive. Che uno scrittore, nonostante i 30 libri alle spalle, con esiti più o meno soddisfacenti, vorrei essere e ritenere quella persona che vi racconta storie, siano esse di viaggio oppure di vita, con lo stesso spirito con cui, in qualche maniera, interrompimi quando vuoi, con lo stesso spirito con cui, per dire, ci si può trovare intorno a un tavolo per una cena e allora uno salta fuori e su e dice: ma la sai la storia di questa persona? Lo sai che cosa ha fatto? Lo sai com'è finita questa storia? E allora non c'è un racconto lineare in una dimensione del genere, non è un saggio o, come dire, una dissertazione che viene pubblicata o raccontata da un palco, perché qualcuno mi potrà interrompere, anch'io divagherò, e dice: ma ti ricordi anche di quell'altro che cosa ha fatto? O di qualcosa che comunque si mette in mezzo, in qualche modo. Beh, un pochino questo libro è anche questo. Io volevo raccontare la storia di George Perkins Marsh, il primo ambasciatore americano in Italia, nominato da Abramo Lincoln nel 1861. Lo volevo raccontare perché mi ha mosso qualcosa e ho sviluppato grandissima empatia nei confronti di questa persona. E poi perché pensavo che è una storia estremamente attuale che può interessare altre persone. Allora la racconto. Ma raccontandola, ecco, quante altre cose ci sono? Ci sono per esempio i miei interessi, le mie emozioni, le mie passioni, la mia voglia di ricercare questo personaggio. Certo, vai, se ti interrompe mi sento. Solo una cosa che per me lui tira fuori in questo tipo di racconto, almeno a me è un'opinione personale, però mi è sembrato che riuscisse a mantenere quell'entusiasmo per il viaggio, della scoperta, che qualche volta si perde nel mezzo timone, nel senso che quando uno viaggia molto, esplora molto per lavoro determinati temi, magari perde quella freschezza. Invece è un po' sempre, in ogni pagina c'è un po' la scoperta del particolare della vita del personaggio, no? Che comunque è una vita sicuramente piena di avventura, perché se non stiamo parlando di una vita noiosa. E anzi ti chiederei proprio, forse, di circoscrivere la sua partenza, perché non è stato una persona con una vita solo facile, perché adesso magari sembra che stiamo parlando di una sorta di ambasciatore intellettuale, in realtà è una persona che ha avuto molti, molti alti e bassi, quindi credo che ci sia stato qualcosa anche da raccontare, il fatto che era una persona con aspetti anche contraddittori. Questo è sicuramente una delle cose che mi piace di un personaggio del genere. Allora, forse faccio prima un passo indietro per spiegare un pochino qualcosa di questa persona, che potrebbe
essere passato, diciamo, ai nostri archivi della memoria semplicemente come un grande diplomatico, il primo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, il più longevo diplomatico, la persona che è durata più in carica in tutta la storia delle relazioni tra Italia, Europa e Stati Uniti e non solo. Beh, se fosse stato questo mi sarebbe interessato il giusto, insomma, non, ma credo anche a voi poco. Già più interessante è dire che è la persona che a un certo punto ha messo un po' dietro i suoi interessi e la sua attività di diplomatico cercando invece un motivo di passione, trovandolo nella montagna, nei boschi, nelle foreste, e in questo senso anche riuscendo a studiare e arrivare a delle, a un livello di consapevolezza straordinario per quel secolo. Di fatto è stato la prima persona che ci ha parlato di cambiamenti climatici, la prima persona che ha detto a un mondo che non voleva ascoltare che a forza di tagliare gli alberi avremmo avuto tutti dei problemi. E arrivandoci in degli anni in cui nessuno si poneva questi problemi, davvero come voce solitaria, come in realtà è sempre stato per tutta la vita, arrivandoci e indicandoci qualcosa davvero di importante per tutti noi. E in qualche maniera arrivando a proporci qualcosa che non era soltanto scienza, non era soltanto consapevolezza o nuova visione della vita o del rapporto tra uomo e natura, dicendoci che in tutto questo ci poteva essere una chiave anche per essere migliori noi stessi, per affrontare tutti i problemi più grandi della vita, che per esempio, questo ce l'ha detto più volte, rispetto alle nostre vite affrettate, angosciate, piene di impegni, di poco tempo, forse si poteva pensare di fare un passo al lato, un passo indietro e cercare una nuova dimensione migliore, più profonda, proprio incamminandosi per i monti. Beh, questo mi ha molto interessato, visto il personaggio, guarda, l'ambasciatore degli Stati Uniti, che ci dice queste cose. Per noi è un personaggio assolutamente poco conosciuto, per gli americani no, per gli americani no, perché è considerato il padre dei grandi parchi americani, da Yellowstone allo Yosemite e via di seguito, è considerato insieme a mostri sacri tipo Thoreau o Emerson l'iniziatore del pensiero ecologico. Peccato scrivesse male, perché altrimenti veramente poteva affiancare, no, ne aveva poca voglia anche di scrivere. Però la moglie invece li correggeva, mi pare. Ma molto bene, assolutamente, assolutamente. E siamo noi che siamo in difetto di conoscenza, anche perché è in Italia che in realtà ha maturato questo pensiero ecologico. Pensate, scrivendo questo libro fondamentale, scritto male ma fondamentale, a volte i libri più importanti sono scritti male, però ti aprono delle nuove visioni, che si chiamava Man and Nature, l'uomo e la natura, e sottotitolo sostanzialmente come l'uomo sta cambiando la natura, come sta cambiando la sua la geografia del nostro mondo. Ma accidenti, nell'Ottocento si scrive questo, lo scrive addirittura 10 anni prima che la stessa parola ecologia fosse inventata, perché la parola ecologia sembra antica, ma non è una parola antica, è una parola che nasce grazie a un intellettuale del 1874, un intellettuale tedesco nel 1874. Questa persona che mette insieme due parole del greco antico, e una è logos ovviamente, ma l'altra è oikos, casa, ed è anche questo da pensare, come la parola che più che di tutte rimanda al rapporto con il pianeta, invece esprima il rapporto con la nostra casa, pianeta, casa. Beh, questa è una divagazione. Vado avanti. No. Tanto una divagazione, perché in effetti è un po' questo Man and Nature, da quello che ho visto,
è molto citato, anche se in realtà leggendo quella mi sembra che lui si occupasse di vari temi e avesse delle osservazioni non preventive, cioè prima degli uomini si è occupato ad esempio di Salomone. Sì, adesso questo mi piacerebbe dire una cosa, naturalmente interrompetemi sempre quando parlo troppo. Mi conosce personalmente, gli amici che hanno letto questo libro dicono sì, te parlavi di George e notate il fatto che quando scrivo di una persona anche di un altro tempo, di un altro paese, lo inizio sempre a chiamare per nome e dargli del tu, sì, te scrivi di George, ma in realtà stai scrivendo di te stesso, perché George sei in gran parte te, pur non avendo inventato niente di George, ovviamente ci sono finito dentro questo personaggio, e oltre a un rapporto di empatia in realtà c'è stato un rapporto di identificazione, di dire ma siamo un po' fatti della stessa pasta, è vero. Per esempio, come dire, siamo tutte e due dei pigri indaffarati. Questa è una categoria che mi piace molto. Questa è una categoria che c'è in comune, ne parlavamo prima, ci cioè sono i giornalisti in pratica, i pigri indaffarati. Gli iperattivi che però sono abbastanza pigri da non approfondire mai nulla, ma in realtà così trovano a approfondire il mestiere dei giornalisti. O le persone sarebbero tipicamente come legate a un ambiente proprio al loro habitat, che è il divano, la poltrona, ecco, starebbero lì e lo sono, e poi non riescono a star fermi, no? George è un tipico pigro indaffarato che quando dice ma come, ancora un altro impegno come ambasciatore, mi tocca andare alla corte di Savoia, mi tocca fare questa cena, mi tocca parlare, mi tocca, allergia totale, voglia di fuga, che è una voglia che poi riesce a concretizzare tante volte finendo su per i sentieri. Però poi in questa pigrizia, in questa voglia di fare poco o niente, di scansare sempre le cose da fare, in realtà fa più di tutti e fa delle cose straordinarie. Il pigro indaffarato è una categoria che mi piace molto. E l'altra categoria in cui mi riconosco, per esempio, è quella del divagatore. E qui mi piacerebbe soffermarmi un attimo, perché James Perkins Marsh, e questo è uno degli aspetti del libro, comunque attraverso queste pagine volevo trasmettere, è una persona che per gran parte della sua vita fa ciò che non è logico fare, insegue curiosità, passioni, interessi spesso strampalati, persegue imprese insomma di scarso costrutto e che qualche volta lo portano addirittura nel disastro. È ricco di famiglia, ma consuma perlomeno due o tre patrimoni in avventure o in iniziative, diciamo, perlomeno discutibili. Però ecco, mi piace pensare a questa persona che arriva a un grande risultato dal punto di vista della scienza, anche del pensiero ecologico, senza aver mai studiato davvero niente di tutto questo. Non esisteva mica all'università qualcosa di simile di questo tipo, e comunque lui come dire, è un uomo dei suoi tempi che è diventato avvocato, che ha studiato soprattutto il pensiero classico, un umanista, era un grandissimo poliglotta. Era anche appunto un linguista, però ha insegnato anche, sì. Cioè, parlava un sacco di lingue scandinave. Assimilava le lingue come noi si potrebbe bere, voglio studiare questa lingua, in pochi mesi quella lingua era sua, con grande invidia, perché io che con le lingue ho sempre avuto un po' di difficoltà, ho sempre pensato che ogni lingua è un'apertura, una visione del mondo, quindi lui aveva tante visioni del mondo. Allora, per dire, a un certo punto gli salta in testa di studiare l'islandese. Un americano dell'Ottocento, nato nel Vermont, lo stato delle verdi colline, Monte Verde, in italiano, in francese Vermont suona meglio,
gli salta l'idea di studiare l'islandese. E siccome è molto bravo a imparare le lingue, l'islandese lo inizia a padroneggiare in poco tempo. Gli viene in mente, successivamente, di scrivere una grammatica della lingua islandese per Repubblica Americana. Dice, ci farò soldi. Ma ora potete pensare quali sono, come dire, le possibilità di fortuna editoriale di una grammatica islandese per gli americani dell'Ottocento. In realtà vende 200 copie e sono già tantine. Ora diciamo che si procura più che soldi onore, perché per a tutt'oggi è considerato il più grande conoscitore di lingua e letteratura norrena, vichinga, chiamiamola come volete, di tutti gli Stati Uniti d'America. Però soldi non li ha fatti. Posso chiedere una cosa? Sì. Che non, cioè, come mai lui aveva questo pallino delle lingue straniere? Mi pare che tu cioè, da dove gli veniva fuori questa È così funzione? come a un certo punto, cioè, mi riconosco anche in questo, dice, ma perché ha scritto un libro su James Perkins Marsh? Beh, alla fine, come dire, c'è la risposta o non c'è la risposta. A volte c'è qualcosa che ti prende, per la verità, da quando, come dire, degli americani del National Park Service vennero in Toscana, nel luogo dove Perkins Marsh è morto, cioè nelle foreste di Vallombrosa, su cui dopo vi vorrei dire qualcosa, e ci consegnarono un libro americano sulla sua figura e il momento in cui ho deciso di scrivere, sono passati dieci anni in cui mi arrivò quel libro, mi dissero prova a leggerlo e vedere se puoi tirarne fuori qualcosa. Io lo guardai, era un mattone scritto in inglese, me lo tenni qualche giorno per far finta di averlo letto. L'unica cosa, feci delle fotocopie, perché non si sa mai, e quelle fotocopie rimasero seppellite per 10 anni in un cassetto, perché poi ti è saltato l'idea di... poi questo ve lo posso anche spiegare, ve lo posso dire che a un certo punto io ho sentito di aver avuto bisogno di una storia per rinfocolare il mio interesse, la mia passione per l'ecologia, sentendo era un tema importante, ma che non mi prendeva più, che prevaleva la noia del sentito dire, la noia del quanti discorsi ho sentito in televisione, quante conferenze intergovernative, quanti protocolli, e che cosa sta cambiando. Ma io sto facendo qualcosa? Sì, lo sto facendo, perché vado in bicicletta al lavoro, faccio la raccolta differenziata, ho un metro quadrato di foresta amazzonica comprata all'interno della campagna 30 anni fa, però sento ancora passione. Quando succede qualcosa del genere c'è bisogno di una storia che qualcuno ti racconta o che fai tua per ritrovarti un pochino. Nello stesso modo mi è successo, divago sulla divagazione, sulla questione della memoria. Io che sono sempre stato molto attento a quello che è successo, per esempio in Italia tra il 1938 e il 1945, ho avuto sempre ben presenti i numeri di chi è finito nei campi di concentramento, sono andato a fare i treni della memoria e tutto, però questi numeri mi stanno continuando a dire qualcosa. Ho avuto bisogno di scegliere una storia tra le tante per ritrovarmi e avere ancora la capacità di emozionarmi e di indignarmi. Forse questo è un discorso un po' complesso, ma io penso che abbiamo bisogno di storie per restituirci alle cose giuste. E quindi Perkins Marsh da parte mia è stato scelto forse per questo, perché lui ha scelto l'islandese, era la tua domanda, ma io penso perché alla fine può darsi che gli sia passato per la testa una parola come Vinland, in effetti gli è passata per la testa, cioè il nome con cui i vichinghi, che sicuramente hanno scoperto l'America prima di Cristoforo Colombo, chiamavano questa terra a loro ovest. Lui apparteneva anche, tra le tante sue cose strampalate, a una società danese
scandinava, cose simili, stava cercando di gettare luce su questa presenza vichinga negli Stati Uniti. E forse non aveva delle origini, giusto? No, assolutamente. Anzi, forse potrebbe essere anche carino inquadrare un po', perché non è una realtà che conosciamo, quella da cui lui partiva. Beh, gli Stati Uniti, cioè, è nato a Woodstock, sì, però non è quel Woodstock. Non è quel Woodstock. Magari. No, poi parliamo di un'altra epoca, è anche interessante capire in che modo lui si spostava, perché parliamo cioè del fatto che lui intanto prima di venire in Italia è stato in Turchia, no? Per cui c'è stato questo suo ruolo di ambasciatore, in quel classico clima dell'Ottocento di uno che arriva appunto in un posto del genere, a Costantinopoli, quindi veramente un altro universo. E da lì poi arriva in Italia ed è anche curioso vedere come lui è arrivato all'inizio, alla nascita nostra, e come dopo anche ha vissuto quegli anni che hanno voluto dire passare da Torino capitale a Fretta e Furia a Firenze, che è la cosa che si ricollega poi a lui naturalmente in qualche modo. Anzi, poi c'è da dire che lui sulle prime non era neanche così contento di finire a Firenze, perché diceva che aveva un brutto clima, tutto sommato stava meglio a Torino, era da fare il trasloco, poi aveva già pagato l'affitto a Torino, gli seccava, e diceva che la gente che c'era a Firenze era noiosa, credo, o qualcosa del genere, e lui già si annoiava con i Savoia, poi per qualche motivo la gente a Firenze era noiosa in quel periodo lì, e soprattutto in quelle corti che lui frequentava, per cui anche interessante vedere che tipo di frequentazioni lui aveva nei vari posti dove ha vissuto, perché ogni posto ha un capitolo in qualche maniera. E poi è finito per punizione anche a Roma, ha finito per rimpiangere anche Firenze. La capitale si spostava sempre verso Roma. Sì, su questo ti voglio dire qualcosa, però volevo finire un attimino con il discorso dell'islandese, perché entra moltissimo rispetto al concetto della divagazione. Metto un post qui, dire non ha fatto soldi con l'islandese, ma studiare la letteratura islandese gli è servito. Post-it. La seconda cosa è detto Istanbul. Lui a Istanbul va con la sua logia e dire lì avrò poco da fare. Quale interesse può avere gli Stati Uniti nell'impero ottomano? Pochi, quindi io come ambasciatore sarò impegnato poco, è la mia sede, la sua filosofia. E come dire, si sbaglia, perché in realtà nonostante non ci siano ancora grandi interessi americani in Turchia, in realtà ogni volta che succede qualcosa è sempre problematica e lo impegna con molte energie. E quindi lì, come dire, ha scelto male un'altra volta, però succede che una volta sparisce, è un uomo che gli piace viaggiare, e a un certo punto però sparisce per mesi. Da radar, del governo americano, e si mette le mani nei capelli a Washington dicendo ma dove è finito il nostro ambasciatore? E lui bello insieme a sua moglie, grande rapporto d'amore molto, molto bello, sarebbe da raccontare fra George e Caroline, è in quel momento per i deserti dell'Arabia. Così, sta inoltrandosi in una radio, non è come dire come quella del che si può visitare oggi all'interno, non so, la giratina in cammello con il tour operator, la guida e via di seguito. È un'altra Arabia, un mondo esotico, poco conosciuto, poco frequentato da occidentali e americani. Tra l'altro, divagazione per divagazione, lì si innamora dei cammelli. Che è una delle storie più belle, che è un pochino ritrovata anche in qualche libro, tipo Iperborea, Schoberg, L'arte di collezionare le mosche, avete presente l'autore bellissimo, ecco, lì si parla un po' di cammelli. I cammelli in America, lui si innamora dei cammelli, di queste straordinarie navi nel deserto, e gli viene in mente di portarli in America. Il ragionamento non fa una grinza, dice abbiamo i deserti anche noi, bisogna avere i cammelli in America. E tanto fa, tanto stretta, che riesce a convincere il congresso americano, scrive anche un piccolo libro sul cammello e sulla possibilità di importarlo in America, che è un bijou, io
lo sto cercato, l'ho cercato da tutte le parti, se darei uno stipendio per questo diploma, è praticamente introvabile. Tanto fa che due navi da guerra americane arrivano nel Mediterraneo per prendersi cammelli. È una scena tutta da ridere, questa degli americani che trattano per comprarsi questi cammelli. Sono molto capaci in realtà di fare questa trattativa per i cammelli. Sì, anche perché là già sono loro, alzano il prezzo subito, ma insomma questo non divaghiamo troppo su questo. Fatto sta che le due navi a un certo punto sono stivate, i cammelli sono portati negli Stati Uniti e questa è una storia che meriterebbe un film, perché i cammelli tutto sommato si abituano ai deserti americani, sono gli uomini e si abituano poco a loro, soprattutto i soldati statunitensi, i quali li lasciano andare allo stato brado, se ne cercano di liberarsi il più possibile. Ci sono cammelli che vengono portati via dai Sioux o da altre tribù indiane, e immaginate soltanto, come dire, la scena del genere, un Sioux a cavallo del cammello, io lo trovo meraviglioso dal punto, davvero da film. Ci saranno tante storie legate a questo. L'ultimo cammello discendente morirà nel 1932 nello zoo di Los Angeles. Ci saranno cammello Topsy. Topsy, bravo, esatto. Ci saranno l'ultimo cammello morto. Sì, sì. Ma poi ci saranno anche tanti avvistamenti come delle pantere sul mio Appennino, e qualcuno ogni tanto sostiene di aver visto. Secondo me sono avvistamenti ad alto livello etilico e hanno un po' come gufo. Sì, non so se voi avete le pantere, noi abbiamo pantere. Avuto i leopardi e i leopardi, cose sì. Invece c'è un centro di raccolta mi pare di animali selvaggi, non sbaglio, di quelli che si, ti giuro, gli animali che si ritrovano di solito sono scappati dai circhi in America. In America invece per un bel pezzo hanno avuto i cammelli, che comunque sono storie. Non è vero che nel centro degli Stati Uniti, nel Midwest, c'è proprio una statua al cammello che ricorda il passaggio dei cammelli verso ovest, più o meno lungo la Route 66, o meglio quella che oggi consideriamo la Route 66. Da cammelli si potrebbe arrivare a Bob Dylan come niente, è una cosa meravigliosa, divagando. Però vi metto anche questo post-it e vi aggiungo un altro post-it dicendo che George Perkins Marsh, uomo di studi classici, era un grande conoscitore dell'impero romano. Ripeto tutte e tre queste cose, dice, ma che cosa hanno significato per quest'uomo, cioè che senso ha avuto studiare tutte queste cose, divagare in tutti questi meandri del sapere, al di là del piacere che questo può avere provocato. Allora, riprendiamo il primo e diciamo la letteratura, la lingua islandese. Studiare la lingua islandese vuol dire anche conoscere la letteratura islandese, in particolare le saghe, no? Quelle intorno all'anno 1000-1100. E se voi siete stati in Islanda o se qualcuno vi ha raccontato dell'Islanda, una delle cose che viene fuori sempre è che l'Islanda è un paese senza alberi. Questo si dà per scontato. Cioè è un paese di vulcani, di rocce, di nude pietre, magari con muschi e licheni, ma alberi pochi. Questo è vero, questo è assolutamente vero. Il fatto è che George Perkins Marsh, leggendo le saghe, vede che anticamente dentro queste saghe si parlava di alberi. Come? Oggi voi leggete autori tipo Stefansson, pubblicato sempre dalla splendida casa editrice Verborea, che dice, ma per noi islandesi l'albero è il cespuglio. Fra l'altro, pensate a che cosa significa vivere in un paese dove non avete alberi davanti a voi, l'orizzonte non è segnato, non è neanche ostacolato dalla presenza degli alberi. Deve cambiare veramente tanto anche il rapporto fra il nostro occhio e l'ambiente circostante, il modo di vedere. E invece le saghe islandesi dicono, no, gli alberi c'erano. Qui George Perkins Marsh capisce una cosa che sarà importante per Man and Nature, ovvero che ci sono posti al mondo che non sono stati senza alberi, perché così è stato sempre, ma perché l'uomo ha disboscato. Ha disboscato, per esempio, in Islanda, magari per costruire i trakkar, le navi con cui solcavano i mari.
anche nel deserto, oltre a innamorarsi dei cammelli, ha scoperto delle cose importanti. Ha visto, per esempio, che anche lì il deserto non è sempre stato deserto, e questo si sa, insomma, è la storia del nostro pianeta. Lui, che non ha studiato da nessuna parte queste cose, però ha quelle due qualità che, forse ritornando al nostro mestiere di giornalista, dovrebbero esserci riconosciute se facciamo bene il nostro lavoro. Come dicevano dei giornalisti anglosassoni, un buon cronista si vede dalle scarpe, perché se ce l'ha il logo, le consumate, vuol dire che va a vedere le cose, vuol dire che è un osservatore, vuol dire che è un curioso, e lui queste cose nel deserto le ha capite. La terza cosa, l'impero romano, ma che cosa c'entrerà mai con l'ecologia? Lui, studiando l'impero romano, si è reso conto, e finisco con il terzo posto della terza divagazione, si è reso conto che l'impero romano ha avuto sicuramente grossi problemi per le cosiddette invasioni barbariche, che comunque ha saputo gestire, secondo me, assai meglio di tanti altri paesi anche a noi più contemporanei, però ha avuto dei problemi che solitamente non rintracciamo nei nostri manuali di storia, che comunque non ci insegnano a scuola, problemi che oggi qualificheremo come di dissesto idrogeologico. Roma, ha subito alluvioni, frane, problemi di questo tipo, ma grossi, grossi. Anche Roma stessa come capitale, come città, cuore dell'impero, sapete quante alluvioni ha avuto. Questo non ce lo dicono, e non ci dicono che il problema è legato al fatto che i romani non era un popolo che piantava alberi, era un popolo che semplicemente disboscava e poi pagava le conseguenze. Vedete tutte queste cose che sembrano non c'entrano niente, poi alla fine entrano dentro la vita di George, indirizzandoli verso un pensiero, verso una visione. Questo libro, infatti, poi ti restituisco la parola, è un libro che racconta un pochino, raccontando George Perkins Marsh, di quanto sia importante la curiosità, di quanto sia importante la divagazione, come vi avevo detto, e quanto sia importante a volte perdere tempo e perdere la strada principale. E non a caso ci sono anche altri personaggi che perdono tempo, che richiamo, perché poi i miei libri in cui racconto le storie sono sempre una sovrapposizione o un incrocio di altre storie, vado dietro anch'io alle mie curiosità. C'è per esempio un personaggio che a me piace pensare un po' connesso idealmente a George Perkins Marsh, e su cui mi piacerebbe anche scrivere un libro, soltanto sono andato un po' a annusare la cosa e ho detto ce la faccio mica, non riesco a tirarci fuori qualcosa, e che si chiama, però viene raccontato, che si chiama Luke Howard. Ricorda, è un nome da Guerre Stellari, si sta benissimo in Guerre Stellari, però in realtà è un personaggio molto singolare che ha vissuto tra il 700 e l'800 in Inghilterra, e se voi l'aveste conosciuto e gli aveste chiesto che cosa fai nella vita, mi avrebbe risposto guardo le nuvole. Poi sareste rimasti un po' così, cioè, è il tuo mestiere, la tua professione, cosa fai? Cioè, questo come ragione di vita, per così dire, quella di guardare le nuvole. E voi ve lo potete immaginare a passare intere giornate disteso su un pratino, con gli occhi rivolti al cielo, magari al riparo di un albero, di Hyde Park o qualcosa del genere. Non sembra la figura di uno stacanovista, di uno che si ammazza di lavoro o cose del genere. Questo mi piace, io sono un teorico del divano e della panchina. Però che cosa ha fatto a forza di guardare le nuvole? A forza di guardare le nuvole le ha conosciute, le ha studiate. Le nuvole sono importanti, oltre ad essere splendide, belle, queste cose così effimere che scivolano via, che vanno via in continuazione, no, sono importanti. Beh,
Oggi usiamo ancora per la classificazione delle nuvole i termini che lui ci ha regalato, i cirri, i cumuli nembi, sono tutta roba sua. Vedete, quest'uomo apparentemente non fa le cose, non sembra in linea neanche con il suo tempo, eppure è stato in grado di regalarci una nuova visione, una nuova capacità di conoscenza. George Perkins Marsh è stato così. Era l'uomo strampalato, l'uomo di mille interessi, l'uomo che si voleva sottrarre, l'uomo che si va, mi tocca andare alla corte di Savoia, però poi magari conosceva Quintino Sella, il ministro, no? che magari noi conosciamo soprattutto nei manuali di storia come il ministro ha messo le mani nelle tasche degli italiani, la tassa del macinato e via di seguito, però è stato anche l'uomo che ha fondato il CAI per Valpino. Con cui insieme andavano, scappavano dalla corte, dagli affari, e via dicendo. E quest'uomo in realtà ci ha regalato il senso del rapporto e degli sbagli in questo rapporto tra uomo e natura. Ci sono veramente tanti elementi che poi effettivamente si intrecciano un po' tutti, non so, prendere uno così tra tanti, quello degli alberi, la descrizione che a un certo punto tu fai è bella lì. Il fatto che se uno è un po' distratto, l'albero è qualcosa che noi abbiamo accanto, qualcosa a cui magari non facciamo caso se non abbiamo una particolare sensibilità. Invece dopo lì fai un'analisi di che cos'è effettivamente e di cosa vuole dire dopo in senso molto più ampio. No, è un po' quello che diceva all'inizio, avevo bisogno di una storia per riavvicinarmi al... non tanto all'ecologia, anche a questo, sì, ma per avvicinarmi agli alberi, al bosco, per sentire che erano parte viva, che tutto questo è parte viva di me, che è importante per la mia vita. E in questo caso, questa è la storia di un uomo che ha sviluppato questa consapevolezza e questo amore. C'era qualcosa... sicuramente fin dall'inizio, un uomo che abita nel che nasce nel Vermont, lo stato più verde, una piccola comunità rurale, con tanti grandi personaggi, anche presidenti degli Stati Uniti, lo stesso Lincoln, non nascono mica nelle metropoli, nascono in strani piccoli borghi più o meno come dire abbandonati dalla storia. Tra l'altro questo va un po' in contrasto con quello che molto spesso si pensa, cioè si dice che tante volte la gente che vuole fare qualcosa di importante adesso vada verso le città grandi, e tra l'altro adesso siamo in una fase storica del mondo in cui in realtà la maggior parte delle popolazioni si muovono verso le metropoli, però è altrettanto vero che nella storia invece è stato il contrario, molto spesso in posti quasi abbandonati nascevano grandissimi pensatori, quindi veramente c'è un Il Vermont in particolare è uno dei più piccoli stati americani, forse la sua cifra ce l'ha già nel nome, Vermont, Monte Verde, detto così è meno affascinante, ma Vermont, insomma, ed è anche uno stato molto particolare, che sembra quasi aver raccolto dentro il suo piccolo territorio una fucina di liberi pensatori, di personaggi anticonformisti, di uomini ai margini rispetto al mainstream del pensiero americano. Anche politicamente è uno stato che è sempre andato un po' per conto suo, anche Sanders viene dal Vermont, se per questo. E sicuramente questo ha dato qualche imprinting anche a George, che peraltro forse al Vermont deve soprattutto il senso dello stare nei boschi, questa adolescenza che non era fatta soltanto di studi e di tante letture, ma anche di, come dire, di mescolarsi al lavoro dei campi, ecco, questo rapporto con il padre, che era sicuramente un padre molto rigido e molto assente, molto compreso nel suo ruolo di personaggio importante in questa piccola comunità, ma che ogni tanto lo portava in cammino per i boschi, insegnandogli magari le piante, gli animali, no? E lì in qualche maniera mi ci sono rivisto anch'io, questo continuo intreccio, rimando fra me e questo personaggio, quando anche mio padre
persona a sua volta abbastanza impegnata e abbastanza assente, però qualche volta mi riusciva a portare tra i boschi. E questo è uno dei ricordi più importanti che è rimasto della mia infanzia o adolescenza. E poi sì, comunque questo rapporto con gli alberi nel libro è declinato in tanti modi, anche con il richiamo a tanti autori che io coltivo da anni e che comunque sono rientrati dentro questo libro in qualche maniera, da Jean Genet, con l'uomo che piantava gli alberi, che mi è sembrato quasi un rimando naturale rispetto alla vita di George Perkins Marsh, con questo grande messaggio del piantare gli alberi, che non è soltanto il piantare gli alberi per la CO2, per tutto quello che di utile questo si può portare. Pensate cosa significa come messaggio rispetto al futuro, rispetto ai nostri figli, ai nostri nipoti. Io credo che piantare gli alberi sia l'atto più bello e generoso proprio dal punto di vista spirituale, direi, anche perché se pianti l'albero oggi non ne vedrai te i frutti, ma lo vedranno magari chi verrà dopo. Quindi è quasi un patto con chi verrà straordinario e assolutamente disinteressato. C'è cioè Jean Genet, ma ecco, per me anche Rigoni Stern, soprattutto di Arboreto Salvatico, dove per me quello che conta è la più che lei, non è Arboreto Selvatico, è Arboreto Salvatico, un libro che forse avete già letto, ma che se non avete fatto vi raccomando fortemente. È che è un libro che davvero si riconnette non soltanto al bosco, ma agli alberi che hai davanti, agli alberi che hai accanto. Lui parla degli alberi che vedeva dalla finestra della sua casa. Molti erano alberi che aveva piantato lui stesso e che spesso aveva piantato anche con suo figlio. Io, riprendendo qualcosa di lui, ho pensato inevitabilmente all'abete che ho davanti a casa. Io abito in una palazzina di 3 piani, di tutte le varie generazioni della mia famiglia. Nel giardino davanti c'è un abete che era l'albero di Natale quando avevo 6 anni e che fu piantato da mio padre insieme a me, che ora è diventato più alto della casa. Non riesco a trovare le parole per dire il rapporto che c'è fra me e questo abete, che qualcuno ogni tanto mi dice: ma lo dovrai tirare giù perché prima o poi cadrà, magari danneggerà la casa. Stai zitto, non se ne parla. In qualche cultura, adesso non mi ricordo, mi pare sì, in Africa, non si usa fare che quando nasce un bambino piantano anche un albero, no? Così poi, dopo uno lo vede. Della cultura, e non c'è religione che in qualche maniera non abbia un suo albero e un elemento di sacro legato all'albero, dove bisognerebbe pensare con profondità anche a questa parola, a ciò che significa sacro, che radice complessa, ma sacro vuol dire sicuramente separazione, slegarsi da qualcosa, ma nello stesso tempo vuol dire riconnettersi a qualcosa di più ampio, di più importante. E io sono contento, da persona pigra, che però ultimamente ha scoperto i cammini, che cerca di camminare anche per più giorni nei boschi. Qualche mio libro è legato a cammini, forse il cammino della Via degli Dèi, o il cammino delle foreste sacre, oppure il cammino provando a rintracciare le poesie di Dino Campana sul mio Appennino e via di seguito. Sono contento di fare questa esperienza, perché ogni volta che davvero la faccio con la predisposizione giusta, io questo sentimento del sacro lo avverto in qualche maniera, a prescindere da quelle che possono essere le mie convinzioni religiose, che non contano da questo punto di vista. Conta il fatto che quando mi ritrovo in una
in una situazione del genere, come dire, io mi sono sciolto da qualcosa che potrebbe essere il tempo del mio lavoro, il tempo della mia vita quotidiana in città, il tempo dell'ansia, delle preoccupazioni, degli impegni che a volte non sono così importanti, e invece mi sono ricollegato a qualcosa di più ampio e duraturo della mia vita stessa, perché anche l'albero è più ampio e duraturo della mia vita. E questo è un'altra cosa che ho saputo un pochino mettere a fuoco proprio con Geo. Ce l'ha detto all'inizio, lui non ha avuto una vita semplice, non ce l'ha avuta assolutamente, al di là del fatto che è una vita che si può raccontare anche in maniera spiritosa o leggera, di tutte le cose strampalate che ha fatto, però è una vita che è stata anche piena di delusioni e di dolori. Appunto, anche il rapporto con la sua famiglia ha avuto dei drammi abbastanza straordinari, insomma, nella diciamo che sono morti tutti e due i figli. Tra l'altro il secondo figlio, da quello che ho capito, aveva un rapporto molto conflittuale col padre, e si vede che lui in realtà, per quanto, come tanto spesso capita, no? Uno magari è tanto vicino al mondo, alla società, grandi temi, però magari nel suo piccolo non riesce a ottemperare a quello che sono i genitori, insomma, ha questa grandissima sensibilità verso i figli, tant'è che poi il figlio più grande sono finito piuttosto male. È stato uno dei grandi dolori, rimpianti, rimorsi della vita. Difficile cercare riscatto rispetto a questi grandi problemi che segnano la vita. Però ha sempre avuto il senso che comunque in quella dimensione avrebbe potuto trovare una cura, avrebbe potuto lenire le sofferenze che comunque sono inevitabili, sono di tutti noi. E tutto questo ha aiutato anche me, perché anch'io ora ho ben presente che questa può essere una strada rispetto ai dolori della mia vita, che lì posso riorganizzare anche le mie priorità, insomma, se dovessi ubriacarmi invece di altre priorità. E credo che gli alberi ci possano essere di insegnamento in tante cose. Uno dei libri che lì sono citati, ma ce ne sono tanti altri, anche suggerirei il libro di Stefano Mancuso ultimamente, ma lì è un libro di un forestale tedesco che qualche tempo fa ha scritto La saggezza degli alberi, che dice sostanzialmente, uno, che gli alberi sono più vicini a noi, anche se li consideriamo magari più vicini alle cose inanimate, più oggetti, che invece sono per molti versi più vicini a noi, e due, che spesso e volentieri sono migliori di noi, perché il bosco non va inteso semplicemente come una sommatoria di alberi, e questo in realtà vale anche per noi. Anche la società non è semplicemente una sommatoria di individui, sono le relazioni, il modo con cui si sta insieme. Ma in questo stare insieme degli alberi a volte c'è una capacità di comunicare, per esempio attraverso le radici o attraverso le foglie, e c'è anche una capacità di aiutarsi che rispetto a noi a volte deve essere tutta dimostrata. Questo sicuramente è una cosa importante. Se ho ancora tempo per dirvi una cosa, se non vi ho annoiato, io seppellisco sotto le parole, poi dice basta, sì. Anche abbastanza ragionevoli. Se non hai tempo, no, non lo so, io poi mi metto a parlare di altre storie, sono una catastrofe da questo punto di vista. Però c'è un altro elemento che mi piacerebbe che venisse fuori. Ed è anche l'elemento per cui sto pregando perché questo libro arrivi anche nelle scuole, sicuramente il prossimo anno in qualche scuola arriverà. È un libro che sta andando bene, è verso la terza, quarta ristampa in pochi mesi, sta ottenendo qualche riconoscimento, ma non è quello l'importante, anche se sembra che non lo dica così, ma insomma, l'importante è che riesca a trasmettere qualcosa, e quel
trasmettere sicuramente è anche tutto ciò che ho detto prima, il fatto che a volte si può divagare per arrivare al punto, che bisogna essere curiosi, che bisogna ripartire da un rapporto emotivo anche con la natura e via di seguito. Però la cosa importante che mi piacerebbe in qualche maniera emergesse è che questo era un libro che racconta la forza delle parole. Questo è importante, la forza delle parole, perché è questo sostanzialmente che ci insegna Charles Perkins Marsh. E se posso rifare un passo indietro e magari ripetermi, pensate a questo uomo che nel 1864 tira fuori questo libro. Il libro in cui dice: continuate a tagliare gli alberi, continuate ad andare avanti come state facendo, chissà che cosa succederà, andranno male le cose. Poi lo scrive a modo suo, ve l'ho detto, è un uomo che ha quel background culturale. La cosa sorprendente di questo libro è che c'è un sacco di riferimenti ai Romani, agli Etruschi, ai Celti, cioè, oggi non si scriverebbe un libro così, con questi riferimenti culturali su questo tema. Fatto sta che, come dire, è una voce solitaria, una vox clamans in deserto davvero. Chi è che si occupa di queste cose in quel periodo? Nessuno, perché quello è il secolo per definizione del progresso con la P maiuscola, è il secolo in cui non si ammette esitazioni, dubbi, come dire, pensieri alternativi, no? Su tutto quello che si sta facendo. Questo è un mondo che sta cambiando in maniera frenetica, con una velocità pazzesca. Nel giro di pochi anni paesi come gli Stati Uniti, ma anche l'Europa, sono racchiusi da una straordinaria rete ferroviaria, crescono a dismisura le città e le aree industriali, i fumi che ci racconta una certa letteratura inglese, la Dickens, no? È un mondo che sta andando dritto in questa direzione e nessuno dice niente, anzi, se mai dice, per dire, bisognerebbe andare anche una più veloce. Il problema è chi non riesce a stare dentro questa corsa. E arriva questo strano ambasciatore americano che, come ambasciatore, fa il suo, ma sembra avere altri grilli per la testa. Che ha fatto cose strampalate dalla lingua islandese ai cammelli. E uno potrebbe dire, ecco, è venuto fuori anche con questa cosa. E teoricamente questo è un libro che poteva finire, come la stragrande maggioranza dei libri, inosservato. Poteva finire in qualche biblioteca a prendere polvere e finire lì come storia. Invece inizia a succedere qualcosa di diverso, un po' sarà anche perché questo libro in America trova un buon editore, che non è ancora un editore famosissimo, ma sarà l'editore che nel Novecento, la casa editrice, non l'editore, sarà dei grandi americani, Hemingway, Fitzgerald, insomma, nomoni. Però non direi che è quello che fa la differenza, perché sai quanti libri, che magari poi si parla di poche migliaia di copie, comunque hanno un successo effimero e poi sono dimenticati. È che su quel libro lui inizia a fare qualcosa, inizia a scrivere altre parole, inizia a inviare altre parole, lettere che manda a suoi lettori, oppure a persone che sa che possono avere una sensibilità, un interesse, un certo tipo di compito, per esempio il direttore dell'Orto Botanico di Boston. Magari parla della sua Vallombrosa, io dico della sua Vallombrosa perché questo monte, che è un po' la montagna di Firenze, che vi consiglio tantissimo di andare a vedere con la sua storia straordinaria. Se volete, su Radio 3 ho fatto una puntata dedicata a Rai Radio 3 a Vallombrosa, dentro le meraviglie d'Italia, in cui si racconta
cosa ha significato non soltanto per la Toscana, ma per tutti noi Vallombrosa, proprio nel rapporto tra uomo e natura. Se poi qualcuno è curioso, ve lo dico più tardi, altrimenti è un eccesso di divagazione questo. Manda lettere sulla sua Vallombrosa, dove troverà anche la morte in nella sua ultima villeggiatura, via di seguito. E alla fine succede che in qualche maniera a lettera risponde lettera, a domanda o a riflessione risponde qualche cosa che costruisce un dialogo, per cui questa voce non è più una voce solitaria. È una voce minoritaria, ma una voce che già può parlare al plurale, una serie di persone che si iniziano a interrogare su quello che sta succedendo. E da questo interrogarsi, da questo dialogare, succede qualcosa che poi è estremamente concreto, non eclatante, non cambia la direzione del mondo. Però ecco, brevemente vi racconto due cose che sono discese da questo. Per esempio, a un certo punto viene istituito un parco nella costa orientale degli Stati Uniti, è il più grande parco tutt'oggi a Oriente, sui Monti Appalachi, parco bellissimo, tra l'altro anche abbastanza noto come località, perché ci sono state due Olimpiadi invernali in tempi abbastanza recenti. Comunque è un parco che viene istituito in un periodo in cui i parchi non è che si istituissero tanto, e che sta alle spalle sostanzialmente di New York. Da lì discendono le sorgenti che danno acqua oggi a New York. Probabilmente se non fosse stato istituito il parco, se le foreste fossero state abbattute, le sorgenti si sarebbero prosciugate, e oggi New York avrebbe gli stessi problemi di rifornimento idrico di una megalopoli africana, oppure, e gli sta bene, di Las Vegas. E questo parco, a distanza, perché lui non tornò mai in America, fu in qualche maniera suggerito, stimolato proprio dalle lettere di George Perkins Marsh, come l'aveva vista lunga come cosa. Oppure un'altra cosa, anche questa non ha cambiato il mondo, però dice, cavolo, come hanno fatto a pensarci? A un certo punto il Congresso, quindi il Parlamento americano, vota una legge che si chiama Timber Act, più o meno legge del legno, tutto nome, che contiene una cosa assolutamente discutibile, cioè il fatto che al colono americano che si sposta verso ovest, tanto è quella la scritta dell'americano, è sempre verso ovest, e in quel tempo te colono vai in là e io ti regalo, non mi ricordo se 200 acri o 200 ettari, unità di misura, ora mi confondo, però 200 ettari di terra, te li regala il governo americano. Mi piace poco, perché regali ciò che sostanzialmente mi sembra non sia tuo, nel senso che abitavano altre persone da quelle parti. Detto questo, c'è una condizione sorprendente per questo regalo. Io te lo regalo se vai a ovest, e questo è scontato, ma te lo regalo se su un quarto di questi ettari tu pianti alberi. Questa è una cosa assolutamente sconvolgente per il periodo. Non è mica il tempo della riforestazione. Cioè vai a dire al colono americano, e magari al Winchester per ammazzare l'indiano, di piantare alberi. Allevi una generazione di persone, di uomini che piantano alberi, una cosa sorprendente. E qui c'è lo zampino, per l'appunto, di George Perkins Marsh, che non a caso da noi è poco considerato, nonostante tutta la sua storia legata a Vallombrosa e via di seguito, ma che negli Stati Uniti è stata una specie di, come dire, fiume carsico, che in certe situazioni, soprattutto di crisi ambientale, è sempre ritornato fuori. È ritornato fuori, per esempio, e qui davvero finisco le mie divagazioni, negli anni 30 o negli anni 20 del Novecento, quando in America successe quella cosa terribile
che magari noi non si considera o si conosce poco, ma se non negli esiti che ha avuto nella cultura, perché noi magari abbiamo incrociato un libro come quello di Steinbeck, Furore, abbiamo visto il film, abbiamo forse sentito un disco di Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, che cosa raccontano queste cose, queste opere bellissime? Raccontano i contadini che fuggono verso l'Ovest. Soltanto noi li consideriamo soprattutto per il loro arrivare in California, il loro finire in campi di raccolta, il loro essere sfruttati, la loro sindacalizzazione, cioè tutte queste cose. Ci viene meno, anche se sono le scene iniziali del film, il perché se ne vanno. Se ne vanno per queste tempeste di polvere che distruggono completamente le loro coltivazioni in stati come l'Oklahoma. Partono da lì per questo, no? E lì ritorna in mente un personaggio come George Perkins Marsh, l'aveva detto però lui, l'aveva detto che a forza di tagliare alberi i campi sarebbero diventati deserti. Forse ci vorrebbe ancora un po' oggi di George Perkins Marsh, forse quel presidente. Adesso io avrei una considerazione su questo, però lascerei magari sul tempo se c'è qualche domanda, vediamo se qualcuno ha qualche curiosità o qualcosa, non lo so. No, se mi fanno sentire di no, io ho già addormentato. Ok, ti dico solo un'ultima cosa, cioè mi chiedevo se lui ha previsto qualcosa per l'Italia, che ha comunque dai tempi dell'impero romano ad oggi dei problemi di rischio idrogeologico, perché come si sa, insomma, in Italia si è costruito tantissimo. E se lui ci vedeva qualche pericolo, mi chiedo, insomma, per chiudere, così per vedere se aveva intuito qualcosa sul nostro futuro anche. Beh, sì, sì, diceva a tutti, continuate a fare. Lui, diciamo, l'Italia lo usava come anche un elemento positivo proprio salendo sul nostro Appennino. E diceva, iniziamo a imparare, per esempio, da Vallombrosa, perché Vallombrosa è stata una rivelazione. Per lui che veniva dalla foresta americana, dalla wildlife, dalla foresta in quanto mondo selvaggio, non toccato dall'uomo, no? E invece arriva in questo posto dei monaci dove tutto sembra selvaggio, ma in realtà non è selvaggio per niente, perché la storia, per esempio, dei monaci di Vallombrosa è la storia di San Giovanni Gualberto, che è il santo fiorentino, che invece di uccidere l'assassino del fratello lo perdona e poi decide di dedicare la sua vita a una religiosità profondamente fatta anche di rapporto con la natura, e abbandona Firenze, sale su questo monte, e su questo monte costruisce una comunità di religiosi, per cui una delle preoccupazioni fondamentali è proprio la cura del bosco. Il bosco è un esercizio spirituale, curare il bosco è un qualcosa di non molto diverso dalla preghiera. Così come, tutto sommato, anzi, levate il tutto sommato, non è diversa la storia dei monaci camaldolesi non lontani da Vallombrosani, che addirittura hanno regalato al mondo il primo codice forestale. Bello è che noi si chiama codice forestale, ma era la loro regola spirituale. Lì è ben chiaro che per ogni albero abbattuto un altro deve essere ripiantato. Questi sono boschi che sono nati da una profonda interazione tra uomo e natura, e che sono belli e importanti oggi proprio per questo. Se andate ancora oggi a Vallombrosa, vedete il taglio del bosco procede, è quello che oggi si definisce come gestione sostenibile. Ci vivevano anche con il taglio del bosco, pure le foreste sono meravigliose, tra le più belle d'Italia. Di fronte a tutto questo, James Perkins Marsh, come dire, ha un sentimento di sorpresa, la rivelazione, non è il selvaggio di là, e lui non è neanche l'ecologista fondamentalista per cui non si deve per forza toccare niente. Lui divenne consapevole, per esempio, del fatto che
le città d'arte, i capolavori della Toscana, non erano gli unici capolavori, o meglio, no, gli unici capolavori non erano soltanto quelli delle città d'arte, in fondo, a Pisa, a Firenze, e che anzi questi capolavori erano strettamente connessi ai capolavori in cima alla montagna. A caso la cupola di Brunelleschi è stata fatta con il legno che scendeva da questi boschi attraverso la fluidazione dell'Arno, veniva portato sulle sponde dell'Arno e poi arrivava lì. Questa è una cosa che lo fa riflettere molto e credo che sia anche l'attualità del suo pensiero. Poi io qui finisco, davvero sono convinto di avere tante cose da scoprire ancora su questo personaggio, perché a me succede una cosa particolare quando scrivo di una persona che appartiene comunque alla nostra storia, magari a una pagina più o meno nascosta della nostra storia, è che non lo mollo più. Succede, mi sta succedendo ancora con persone di cui ho scritto 10-15 anni fa, no? Enrica Calabrese, la professoressa ebrea di cui hai visto il film a Udine, è ancora l'Enrica, con Enrica io ho un pochino dialogo, con Georgia continuerò a parlare a lungo. Succede che intorno a un personaggio di cui decidi di raccontare la vita si crea una piccola comunità di persone che neanche ti aspettavi, che spuntano fuori dai posti più incredibili. Perché si mangia, non lo conosce nessuno, no, ma poi viene fuori da Matera la persona che lo conosceva, l'ho studiato anch'io, oppure a Udine qualche tempo fa il professore di scienze forestali mi ha spiegato lui come si taglia il bosco, oppure qualche tempo fa mi ha scritto un albergatore di Pisa su Facebook, dice finalmente ha scritto, cioè è uscito un libro su George Perkins Marsh. Cosa c'entra un albergatore di Pisa o George Perkins Marsh? Royal Hotel di Pisa, hotel storico. Guarda, ti volevo dire che lui è venuto a dormire in questo albergo con sua moglie tanti anni fa. Se vieni a Pisa ti faccio vedere il registro con la firma degli ospiti. È un dettaglio assolutamente infimo rispetto alla vita di una persona, però dà il senso, no? Delle cose che ancora sono da scoprire e comunque di una relazione attuale, di una piccola comunità di persone che continua a interrogarsi sulla persona e sul senso di questa persona. Grazie.